per il desiderio, mi raccomando. Desiderio altri 190. Padre Marcello, ipi, urra! Ma lei ci pensa che deve morire? E io so che ci penso che devo morire. Sì. E voi vorreste sapere come mi preparo? Facendo il mio dovere di frate. Se mi includono tra di loro, così divento giovane pure io, perché io di anni ce l'ho parecchi. Oh, a proposito, se ne avete bisogno, vi regalo un poco. Voi dovete fare festa e vi regalo un po' di miei anni, quindi festa, allegria. Sono contento. Dio chiama ad ogni ora e l'impostazione è una santità di vita. Ma perché ci chiama? Il santo cosa deve fare? Noi, diventando santi, che cosa dobbiamo fare? Collaborare con Gesù a redimere le anime. Questo è il progetto principale. Poi, Padre Pio, uomo di Dio, tutto spirituale, però anche molto concreto e con idee forti. Era un grande uomo, diligentissimo. Abbiamo voluto portare un messaggio di gioia, di serenità, di amore in questo mondo sconvolto che non si capisce più niente. Ecco, un messaggio di Francesco d'Assisi mediato da San Pio. E abbiamo portato l'abito di Padre Pio, perché l'abito produce qualcosa. No, il problema è che noi siamo venuti qui per portare un messaggio che deve durare come dura un abito della vita, la vita di Francesco, la vita di Padre Pio. E mi immagino di bussare alla porta del cielo e certamente mi apriranno la porta, anche per vedere chi è che bussa. E io sono sicuro che troverò non l'immagine del quadro, ma la Madonna che mi aspetta, perché io l'ho sempre amata e adesso mi aspetta dietro la porta e mi prenderà per mano, magari insieme a San Pio, e mi porterà davanti al trono di Dio e dirà: Padre, è mio figlio, amalo come ami me. Un saluto allora. Ma che il Signore vi benedica. Ciao.